Amici, amici appassionati di moto e di moto mondiale in particolare, benvenuti a Storie di MotoGP. Oggi si parla del Gran Premio di Germania, pista del Sachsenring, e lo facciamo con Marco Rigamonti. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Ciao. Gianni. Ciao Marco. Marco è l'ingegnere di pista, il capo tecnico di Andrea Iannone alla Ducati. Dico bene, Marco? Giusto, sì, benissimo. Marco è un ingegnere giovanissimo, 38 anni. E Marco, raccontaci un po' la tua storia. Essere arrivato così giovane in un ruolo così importante deve essere intanto una bella soddisfazione. Poi, come hai fatto? Fai sognare un po' i nostri appassionati. Ma innanzitutto sì, è vero, è un lavoro bellissimo e sono molto orgoglioso di esserci riuscito perché purtroppo non è da tutti avere questa fortuna, perché sicuramente la fortuna ha giocato un ruolo fondamentale. Io diciamo che ho appena laureato, avevo mandato un curriculum un po' a tutte le aziende di moto e dopo un anno sono stato chiamato dalla Ducati, che all'epoca era il 2003, e Filippo Preziosi voleva iniziare a sviluppare tutta la parte elettronica, perché lì diciamo con l'arrivo della MotoGP è nata tutta l'elettronica che adesso è molto invasiva sulla moto, e io ho iniziato praticamente all'inizio del 2004 diciamo, a inventare insieme a Filippo e altri ragazzi un po' di varie strategie, dal controllo di trazione a ride by wire, e seguivo i test dello sviluppo. E poi nel 2008 ho iniziato diciamo, a seguire direttamente le gare, facendo sia sviluppo a casa che le gare. Questo adesso, diciamo, con l'impegno della MotoGP è impossibile fare entrambe, quindi mi dedico solo alle gare. Quindi scusami Marco, non sei un solo capo, semplicemente un capo tecnico, tra virgolette, ma insomma dentro alla moto c'è anche qualcosa di tuo, o insomma, si può dire così? Diciamo che negli ultimi anni si è evoluta molto. Certo. Però diciamo, fino al 2008 diciamo, tutta la parte elettronica era seguita da me e da altri ragazzi, quindi diciamo, conoscevo molto bene le strategie che erano diciamo, nel software della moto. Benissimo, e quindi è cambiata molto però dall'anno scorso a quest'anno, insomma ci sono stati tanti cambiamenti anche da quel punto di vista lì. Beh, diciamo, l'elettronica è la parte che si evolve più facilmente dovuta al fatto che basta scrivere un software da un giorno all'altro, non richiede la progettazione e la costruzione di pezzi, il collaudo, la verifica in pista, diciamo che ovviamente porta tempi più lunghi e poi è molto più facile fare delle simulazioni. E quindi è la parte che si evolve più facilmente, ma anche più pericolosamente, perché ovviamente diciamo, ci sono tante situazioni in cui una modifica può andare bene oppure può andare male, quindi bisogna sempre poi riverificare tutto. Marco, ti coinvolgo un attimo, esco un attimo da quello che era la mia scaletta, perché il Gran Premio di Germania sarà comunque il primo con il software bloccato. Puoi fare capire ai nostri lettori a grandi linee cosa succede? Cosa vuol dire il software bloccato? Significa che dal 1° luglio tutte le case non potranno più sviluppare software, ma il software rimarrà quello deciso al 30 di giugno, verrà data una centralina quindi software alla Dorna, e si potranno cambiare diciamo, soltanto i numeri del software, ma non la logica che segue tutte le strategie. Quindi diciamo, lo sviluppo è bloccato fino, diciamo, a fine anno, quando poi entrerà in vigore il software unico. Ma e sarà un grosso limite per le case ufficiali? Ma secondo me in questi mesi tutte le case hanno accentuato lo sviluppo del software, magari limitando quello che può essere della ciclistica, proprio perché veniva a meno poi la possibilità di svilupparlo da qui in avanti. Però onestamente ti dico, è talmente evoluto e ci sono talmente tanti parametri che anche con il software congelato la possibilità di variare è infinita, quindi non, penso di no, penso che non ci saranno grossi limiti. Ok, allora parliamo un attimo del Sachsenring. Leggo i dati ufficiali della Dorna che dicono 3,7 km di lunghezza, 13 curve, 10 a sinistra e 3 a destra, un rettilineo principale lungo 700 metri. Allora, è una pista dove da appassionato di moto mi verrebbe da andare a girare con 2,50 due tempi, forse con una moto 2, ma mai con una moto GP.
Com'è per un ingegnere questo tracciato? Ma guarda, il tracciato è veramente particolare perché, ti faccio un esempio, l'ultima curva e praticamente sembra di andare a fare una cronoscalata perché esci che è molto in pendenza e lì si tribola sempre con il controllo dell'impennata. Ogni anno sembra di arrivare che sei a posto, invece poi impenna troppo, impenna poco e quindi diciamo il wheeling è uno dei parametri fondamentali su cui agire durante tutto il weekend. In più c'è ad esempio la prima curva che è molto insidiosa per i piloti perché è in contropendenza e quindi In sei sempre difesa. col posteriore che scivola e quindi diciamo, la lamentela di impossibilità di fermarsi alla prima curva è regolare tutte le volte che si arriva in Germania. Poi c'è diciamo, il toboga, la parte guidata dalla curva 2 alla curva 5-6, dove anche lì praticamente sei quasi sempre a gas chiuso e strettissima e poi c'è la parte quella che inizia poi curvone a sinistra per poi scendere dove stai per diversi secondi a massima piega con il posteriore che praticamente non è mai attaccato a terra e poi ci sono la parte in discesa che sale molto veloce, la curva quella che mette sul rettilineo dietro, che è quella più insidiosa di tutti, dove abbiamo sempre visto delle grandi cadute col davanti, e Esatto. spero che quest'anno non avvengano perché è veramente comunque molto veloce e quindi pericolosa. Ma è la più veloce del mondiale quella, Marco? È vero o è una Ma leggenda forse metropolitana? non è la curva più veloce, ma è quella più insidiosa perché l'anteriore praticamente non è mai attaccata a terra. Quindi da quel punto di vista è veramente critica. In più, come hai detto prima, curva destra ce ne sono Tre, tre. E esatto. quindi arrivi che è l'anteriore che è praticamente freddo. Quindi è freddo, è scarico, è veramente critica. Poi ovviamente, essendo che a destra ci sono poche curve, il posteriore mi aspetto che al visto porterà una gomma scola che a destra sarà morbida. Sì. Quindi è la situazione peggiore. Il posteriore con massimo a destra e l'anteriore freddo e quindi è veramente critica. Ma quindi c'è grande lavoro di elettronica per voi a Sì, Sachsen. diciamo che abbiamo la fortuna di non partire da zero, ma avendo i dati degli anni prima, parti e diciamo sei più o meno al 90%, poi adatti in base alle condizioni e soprattutto nel nostro caso alla moto che è nuova e quindi avrà altre cose da sistemare. Senti Marco, quanto si sta con il gas aperto al Sachsen, completamente aperto? Lo sai, grosso modo, eh? Ma ti direi 20%, Quindi perché se pochissimo. tu sì, poco poco. O meglio, poi ci dà a full, cioè a gas aperto si sta per gran parte del tempo, in realtà però il motore è depotenziato. Quindi diciamo le farfalle vere del motore sarà il 20%, immagino. Senti Marco, hai descritto molto bene la pista del Sachsenring, parliamo un pochino sia di Iannone sia della Ducati. Iannone in grandissima crescita quest'anno, ha fatto il doppio dei punti dell'anno scorso, sempre al traguardo, insomma mi sembra un Iannone molto molto costante e veramente in grande crescita. Sì, diciamo che quello che mancava era proprio questo. E è stato veramente, ha fatto un grande step in avanti, merito anche diciamo, dell'aiuto di tutta la dirigenza Ducati, che comunque lui sa che gli sta dando un grosso aiuto. E parlo ad esempio in particolare di Davide Tardozzi, che gli parla sempre e questo lo ha aiutato diciamo, a essere più tranquillo e sereno. Perché sa che le potenzialità ce le ha e sa anche che la Ducati ne è a conoscenza, quindi non ha la pressione di dover dimostrare perché il suo talento è chiaro a tutti noi e sta facendo veramente un'ottima stagione, è stato veramente bravo ad arrivare sempre fino in fondo, portando a casa il massimo possibile. Quindi è Quindi un salto molto, molto bravo. psicologico anche, mi sembra di capire. Cosa, scusa? Dico, è anche un salto in avanti psicologico il suo, mi sembra di Sì, capire. assolutamente, assolutamente. Noi quando è arrivato da noi nel 2013 vedevamo che nelle stagioni precedenti passava da fare primo a sedicesimo la gara È dopo, però vero. sai, non lavorando direttamente
Nella squadra non sai quali possono essere i problemi, no? Perché comunque ci può essere di tutto, no? È sempre difficile giudicare la prestazione di un pilota senza essere a conoscenza di tutti in retroscena. Certo. Però diciamo che l'impegno nostro è stato quello di cercare di portarlo ad essere costante. E più che il primo anno, sapendo i limiti che aveva la Ducati nel 2013, l'obiettivo nostro era cercare di essere costanti, migliorare sempre, di portare a casa il risultato. E diciamo, abbiamo insieme siamo riusciti a smussare un po' questa parte del suo carattere che lui partiva per vincere e ci provava anche se non aveva il mezzo a disposizione. Adesso è maturato molto e devo dire più di quanto ci aspettavamo, veramente, Sì, veramente in gamba. complimenti a tutti. Senti, invece la Ducati dopo un inizio strepitoso, podi, pole, insomma, sembrava che la vittoria fosse lì a portata di mano, invece nelle ultime gare avete fatto un po' più di fatica. Qual è la situazione? Ma secondo me ci sono due aspetti. Il primo è che la moto ha dei limiti, soprattutto per quanto riguarda il grip dietro, e fino a Barcellona le piste non erano piste dove il grip era la cosa, diciamo, fondamentale. Barcellona, come Sepang, è una pista dove ti devi fermare la moto e stai molto in appoggio nei curvoni, no? E lì è emerso proprio, diciamo, uno dei limiti che ancora dobbiamo, diciamo, superare per arrivare a livello degli altri. Quindi, diciamo, c'è stata questa cosa innanzitutto. Dall'altra, secondo me, basta analizzare la gara di Termas e subito quella dopo di Jerez. Noi a Termas, sia con Dovizioso ma anche con Iannone, siamo arrivati davanti a Lorenzo di diversi secondi. E Sì, la gara certo. dopo, a distanza di solo 10 giorni, Lorenzo ha fatto il vuoto. Quindi questo vuol dire che nel giudicare, c'è cioè da giudicare, diciamo, il pacchetto moto-pilota. Io credo che Lorenzo sia un po' mancato nelle prime battute dell'anno e quando è ritornato da Jerez ha rialzato un po' l'asticella e ha messo, diciamo, alla frusta tutti e si è visto benissimo e quindi questo forse ha mascherato un po' diciamo, il distacco che ancora abbiamo rispetto agli altri. Perfetto Marco, guarda, sei stato chiarissimo. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito. Storia di MotoGP finisce qui. Ci ritroviamo per il Gran Premio di Indianapolis. Ciao a Ciao a tutti. tutti. Carlo Luzzi al telefono addirittura dalla Malesia. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Carlo Luzzi, ingegnere, 45 anni, telemetrico, anche se non è la dicitura giusta, ma ormai è diffusa questa, telemetrico di Marc Marquez, prima di Casey Stoner, insomma, uno che con i computer sa fare qualsiasi cosa, giusto Carlo? O quasi. Esatto. Diciamo, si è attaccato una moto, sì.